A noi eravamo pronti perché i ristoranti erano già scelti, scelti veramente bene, bene nel senso che tutti erano entusiasti di questa partecipazione. E che cosa è successo? Poi lo sapete. Comunque noi vorremmo riprendere marzo o comunque non appena finisce questo pandemonio con questa valorizzazione soprattutto del pesce nostro. E valorizzazione anche dei prodotti della terra, perché a ogni ristorante chiedo sempre in pratica di abbinare il pesce, ad esempio, non so, con i ceci, sappiamo i nostri prodotti tipici come le seppie con i piselli, oppure il tartufo. Eravamo in piena stagione di tartufo, pesce e tartufo, una reminiscenza rossiniana, non da poco, e poi tutto quello che è la valorizzazione quindi dell'entroterra insieme al mare. È un progetto importante, credo, di valorizzazione del territorio, non solo, si riesce anche ai ristoratori a dare una certa visibilità, ma una visibilità diversa. Cioè una ricerca sugli abbinamenti che non sono solo gli abbinamenti di vino, ma sono anche abbinamenti con i nostri prodotti, i prodotti del nostro entroterra, i prodotti che abbiamo, non ultimo, eravamo in piena produzione di olio extravergine d'oliva, abbiamo la DOP cartoceto. Tra l'altro, la competizione è un modo di esaltare la qualità. Non c'è competizione. Non ho trovato competizione, anzi, naturalmente quando vado a proporre a un ristorante e dico volete partecipare, dice ma chi c'è con me? Bisogna, in questo caso l'abbiamo fatto, avere una linea di volontà di fare, cioè voglio dal ristoratore la voglia di fare questa cosa, cioè ci deve credere. E il livello deve essere più o meno uguale, quindi non posso chiaramente mettere un ristorante di alto livello come. Ma alto livello non significa che uno ha la stella Michelin, significa fare le cose fatte bene.